Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà, vieni divina volontà a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia Divina Maria, ti amo nella Divina Volontà, Regina Immacolata, Celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti quei spiriti più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della Divina Volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto, ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino. Stretta la tua mano materna, guidare tutto l'essere mio perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, grazia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gioia. Padre, tu che sei mio padre, tu che sei la vita vera. Dal Libro di Cielo, volume 7, capitolo 52, 18 ottobre 1906. Questa mattina il benedetto Gesù si faceva vedere dentro un torrente di luce e di questa luce restavano inondate le creature, in modo che tutte le azioni umane ricevevano l'attitudine ad operare da questa luce. Mentre ciò vedevo, il benedetto Gesù mi ha detto: Figlia mia, io sto continuamente concorrendo in ogni minima azione umana, fosse anche un pensiero, un respiro, un movimento. E le creature, non pensando a questa mia attitudine per loro, oltre che non fanno per me tutte le loro opere, dal quale ricevono la vita del loro operare medesimo, ma attribuiscono a loro ciò che fanno. O se pensassero a questa mia continua attitudine per loro, non si usurperebbero ciò che è mio
con detrimento della mia gloria e del loro bene. Mentre dovrebbero fare tutto per me e darlo a me. E tutto ciò che è fatto per me può entrare in me ed io lo tengo in me in deposito per darlo nell'altra vita tutto a loro. Mentre ciò che non è fatto per me non può entrare in me, perché non sono opere degne di me. Anzi, ne sento nausea e le rigetto ad onta che l'attitudine è stata mia. Capitolo 53, 13 ottobre 1906. Trovandomi nel solito mio stato, per poco si è fatto vedere il mio buon Gesù e mi ha detto: figlia mia, per conoscere se un'anima è spogliata di tutto, basta vedere. Se si suscitano desideri santi o anche indifferenti ed è pronta a sacrificare il volere divino con santa pace, significa che è spogliata. Ma se invece si turba, si inquieta, significa che vi ritiene qualche cosa. Sentendo nominare desiderio, ho detto: mio sommo bene, il mio desiderio è che non vorrei scrivere più. Quanto mi pesa! Se non fosse per timore d'uscire dal tuo volere e dispiacervi, non lo farei. E lui, troncando il mio dire, ha soggiunto: tu non lo vuoi ed io lo voglio. Quello che ti dico, e tu per ubbidire scrivi, per ora serve di specchio a te e a quelli che prendono parte alla tua direzione. Verrà tempo che servirà di specchio agli altri. Sicché ciò che tu scrivi detto da me si può chiamare specchio divino. E tu vorresti togliere questo specchio divino alle mie creature? Badaci seriamente, figlia mia, e non volere stringerle con non scrivere tutto questo specchio di grazia. Io nel sentire ciò sono rimasta confusa ed umiliata e con grande ripugnanza di scrivere queste ultime sue parole, ma l'ubbidienza me l'ha imposto assolutamente, solo per ubbidire ho scritto. Deo gratias. Capitolo 54, 14 ottobre 1906. Trovandomi nel solito mio stato, mi sono trovata fuori di me stessa con Gesù bambino e pareva che diceva ad un sacerdote: la stima propria avvelena la grazia in te e negli altri, perché dovendo per il tuo ufficio somministrare la grazia, se le anime avvertono, perché facilmente si avverte quando c'è questo veleno, che quello che dici e fai lo fai per essere stimato, già la grazia non entra sola, ma insieme col veleno che hai tu. Quindi, invece di risorgere alla vita, trovano la morte. Poi ha soggiunto: è necessario vuotarsi di tutto per poterti riempire del tutto che è Dio, e tenendo il te il tutto darai il tutto a tutti quelli che verranno da te, e dando il tutto agli altri troverai tutto a tua disposizione, in modo che nessuno saprà negarti niente, neanche la stima, anzi da umano l'avrai divina, quale si conviene al tutto che abita in te. Dopo ciò vedevo un'anima del purgatorio che vedendoci si nascondeva e ci sfuggiva, ed era tale il rossore che provava che rimaneva come schiacciata. Io sono rimasta stupita che invece di correre al bambino sfuggiva. Gesù è scomparso ed io mi sono avvicinata domandandole la cagione di ciò, ed essa era tanto vergognosa che non poteva dire parole, ed avendola costretta mi ha detto: giusta giustizia di Dio che ha suggellato sulla mia fronte la confusione, tale timore della sua presenza che sono costretta a fuggirlo. Agisco contro il mio stesso volere che mentre mi consumo di volerlo, un'altra pena mi inonda e lo sfuggo. Oh Dio, vederlo e sfuggirlo sono pene mortali ed inesprimibili. Però mi sono meritata queste pene distinte dalle altre anime perché, facendo io vita devota, abusai molte volte di non fare la comunione per cose da niente, per tentazioni, per freddezze, per timore e anche qualche volta per portare ragioni al confessore a farmi sentire che non facevo la comunione. Dalle anime si tiene un niente tutto questo, ma Dio ne fa severissimo giudizio, dando loro pene che superano le altre pene perché sono difetti più diretti all'amore. Oltre di tutto ciò, Gesù Cristo nel Santissimo Sacramento brucia d'amore e dal desiderio di darsi alle anime si sente morire continuamente d'amore, e l'anima, potendo accostarsi a riceverlo e non facendolo, anzi se ne sta indifferente con tanti inutili pretesti, è un affronto e un dispiacere tale che lui riceve che si sente smaniare, bruciare e alle sue vampe non può dare sfogo.
Si sente come soffocare dal suo amore, senza che trovi chi farne parte, e quasi impazzito va ripetendo: gli eccessi dei miei amori non sono curati, anzi dimenticati. Anche quelle che si dicono mie spose non hanno ansia di ricevermi e di farmi sfogare almeno con loro. Ai, niente sono contraccambiato. Ai, ai, non sono amato, non sono amato. Ed il Signore, per farmi purgare da questo difetto, mi ha fatto parte della pena che lui soffre quando le anime non lo ricevono. È una pena, è un cruccio, è un fuoco, e paragonato allo stesso fuoco del purgatorio si può dire che questo è un niente. Dopo ciò mi sono trovata in me stessa tutta stupita, pensando alla pena di quell'anima, mentre da noi si tiene veramente come un niente il lasciare la santa comunione. Davvero molti gli spunti di riflessione di oggi. Penso che chiunque abbia ascoltato sarà rimasto abbastanza scosso, specialmente da quest'ultimo episodio, ecco, molto significativo, e su cui converrà poi soffermarsi un poco. Allora, per quanto riguarda il primo capitoletto, dovremmo ricordare, questo poi è una cosa che nella Divina Volontà si consolida, il presupposto teologico. Gesù dice che lui concorre in ogni minima azione umana, fosse anche un pensiero, un respiro, un movimento. Allora, questo non è una pia idea espressa da Gesù, o una novità stravagante. Questo è un principio teologico sacrosantissimo, si trova nel Catechismo della Chiesa Cattolica, si trova in tutti quanti i dottori della Chiesa, cioè Dio non soltanto crea tutti gli enti, d'accordo, che quindi da lui hanno la vita, ma ne conserva nell'esistenza l'essere, quindi concorrendo ad ogni loro atto, proprio per questo suo principio che si chiama tecnicamente provvidenza. Noi per provvidenza intendiamo generalmente che quando uno si abbandona alle mani di Dio, Dio ci pensa lui a provvedere a tutte le sue necessità, comprese quelle economiche, e questa certamente è una parte della provvidenza. Ecco, ma Dio provvede a tutte le necessità proprio perché lui incessantemente sta in atto di prendersi cura di quella creatura. Quindi, cioè, noi non potremmo, cioè, per fare capire, un bestemmiatore, cioè l'atto stesso di bestemmiare, non è che Dio lo benedice, ma quello non potrebbe proferire una bestemmia, non potrebbe muovere la lingua, non potrebbe parlare, se Dio non gliene desse la possibilità. Questo dobbiamo comprenderlo, e se Dio cessasse di esercitare questa sua azione nei confronti della creatura creata, fosse essa un sassolino oppure la persona più intelligente del mondo, quest'ente, chiunque esso sia, tornerebbe nel nulla da cui è venuto. Non è che morirebbe, perché la morte è la separazione dell'anima dal corpo, che è la conseguenza del peccato, ma non è l'annientamento dell'essere, perché l'anima dell'uomo è immortale. Quindi non è un annientamento dell'essere, è una mortificazione brutta e conseguente al peccato. Ma se Dio smettesse di fare questo, l'ente tornerebbe nel nulla da cui è stato tratto. Cioè, io 60 anni fa non, semplicemente non c'ero. Ecco, e ritornerei esattamente a quello stato. Ora Gesù dice... Rebus sic stantibus, dicevano i romani, è chiaro che dovrebbero gli uomini fare tutto per me, e invece non me se filano proprio, e non ci pensano proprio. Purtroppo questa, come tutte le cose soprannaturali, è una realtà, ma nessuno ne è minimamente consapevole, d'accordo? È una realtà teologica, e non si può nemmeno, come tutte le cose della fede, dimostrare, ma è vera. Quindi, dice Gesù, se pensassero a questa mia continua attitudine per loro, non usurperebbero ciò che è mio, con detrimento della mia gloria e del loro bene. Quindi veramente ogni nostro pensiero, ogni nostra azione, ogni nostro movimento, ogni nostro passo, ogni nostra parola, è in un certo senso appartiene all'Altissimo, perché senza la sua provvidenza io non potrei neanche fare nulla, farla. Ecco perché Gesù dice nel Vangelo di San Giovanni: senza di me non potete fare nulla. Ecco, questo è inteso in due sensi: senza di me non possiamo fare nulla, anzitutto assolutamente parlando, perché senza il concorso della divina provvidenza, ripeto, noi scompariremmo, cesseremmo di essere.
Poi Gesù intende anche con questa espressione: non potete fare nulla di buono, perché senza la sua amicizia e senza la grazia noi non possiamo fare niente di meritevole della salvezza, perché non sarebbe mosso e animato dalla grazia, no? Ecco, questo ci fa ulteriormente comprendere un punto fondamentale della vita della Divina Volontà, che è appunto fare sempre tutto per Gesù, perché possa entrare in Lui, come Gesù ci spiega, e possa essere da Lui conservato per essere poi ricambiato profumatamente nella vita eterna. E attenzione, quando una cosa non è fatta per Lui, questo dobbiamo ricordarlo. Gesù ne sente nausea e la rigetta, adonta che è stata fatta per l'attitudine che io stesso do alla persona. Figuriamoci quando una cosa è cattiva, no? Allora, il secondo paragrafetto riparla di nuovo del distacco. Distacco è un altro punto cardine della vita nella Divina Volontà. Il distacco sappiamo che deve essere pieno da tutte le creature. Il distacco affettivo, ma non basta, noi dobbiamo essere distaccati soprattutto dalla nostra volontà. La nostra volontà deve stare come morta, diceva Sant'Ignazio di Loyola, questo qui andrebbe citato, no? Tu devi essere come un cadavere, questo diceva parlando dell'obbedienza soprannaturale. Ah, se tu c'hai un desiderio santo e Dio ti chiede di sacrificarlo, tu devi fare come se niente fosse. Ma come volevo fare questa penitenza importantissima, si fanno questi peccati, io ho avuto l'ispirazione, ho il coraggio di farla, come non la faccio? Non la fai se Dio non vuole. Non la fai. Oppure ti viene semplicemente un desiderio indifferente e Dio ti fa capire che quel desiderio non sarebbe niente di male, ma non vuole che tu lo assecondi, che ne so, vado a fare una passeggiata. Dio dice, niente passeggiata. Ma come, non c'è niente di male, niente passeggiata. Poi magari il giorno dopo te ne fa quattro di passeggiate, capite? Allora, il principio che ci deve entrare bene nella testa è che solo Dio è assoluto, è la sua volontà. Tutto il resto è tutto relativo, tutto, 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 tutto. Cioè, io per esempio, da sacerdote, cioè, se io un giorno stessi senza celebrare la messa, sarebbe un giorno buio. Ma se un giorno, io dico sempre, se un giorno nostro Signore mi dovesse mettere in queste condizioni, se lui un giorno dice, oggi la messa non si celebra, e io fossi certo che questa è divina volontà, ma devo essere pronto, perché quello è un dono, non è una cosa mia. Cioè, la messa certamente che è una cosa bellissima, ma si celebra per la gloria di Dio. Se Dio non voglia, Dio non volesse più, non si fa più. Cioè, è chiaro che questo è un periodo ipotetico almeno dell'apparente, insomma, in realtà, però dobbiamo avere questa attitudine. Non dobbiamo capire niente, cioè, dinanzi alla divina volontà uno non capisce niente. Non solo risacrificarlo, ma farlo nella più assoluta pace. Cioè, non si fa questa, non ci penso proprio più. E su questo noi possiamo esercitarci, perché? Ecco, perché se non abbiamo la possibilità di conoscere se per esempio un desiderio santo o anche indifferente, magari Dio non lo vuole, posso fare una bella cosa, ci rinuncio io da solo, ben giorno, lo faccio da solo, fare il contrario di quello che desidero, anche di santo o di indifferente. Certo, qui ci vuole sempre un pochino di grano salis, quindi su alcune cose un po' più delicate, importanti, è bene sempre chiedere consiglio, ci penso io. D'accordo? Lo mortifico io. Ecco, per dare alla mia anima questa attitudine e niente turbamento e niente inquietudine. Perché, come poi il Signore dall'altro spiegherà anche a quel sacerdote, se uno non è proprio spogliato di tutto, non può entrare nel regno di Dio. Cioè, questo cosa. Gesù la spiega benissimo nel Vangelo di San Luca. Ieri ho cominciato a fare un ciclo di incontri biblici sul Vangelo di San Luca, che è quello che accompagnerà questo anno liturgico ormai alle porte, insomma, che sta per cominciare con l'Avvento. E Gesù di San Luca su questo è proprio tassativo, cioè chi di voi non rinuncia a tutti i suoi averi, perfino la propria vita, spiega Gesù, che significa rinunciare perfino alla propria vita? Significa rinunciare alla propria volontà, al proprio modo di pensare, ai propri desideri, a tutto quello che te va. Se
non può essere mio discepolo. Cioè, non è che dice, ma sai, è discepolo, però non è proprio un discepolo super, è un buon discepolo. No, no, dice, non può essere mio discepolo. E poi fa subito un esempio concreto. Ecco, qui Luisa stava facendo, come spesso accade ai santi, un qualche cosa di cui non si rendeva conto, della cui importanza non si rendeva conto. E Gesù gli spiega, guarda, è quello che stai scrivendo, per adesso serve da specchio per te e per quelli che ti dirigono, per adesso. Ma verrà un tempo che questa roba servirà di specchio agli altri. Noi ci stiamo specchiando tutti i giorni su queste cose qui, ne stiamo facendo appunto soggetto di meditazione. Questi scritti sono anche, come dire, lo specchio in cui la nostra anima si guarda e si confronta, insomma, no? Uscendo sempre spesso e volentieri un po' malconcio, insomma, perché la brillantezza, insomma, no? La chiarezza e la santità di questo specchio mettono in luce, certamente, ovviamente, con chi meglio, con chi si confronta, ecco, le zone d'ombra che ci sono dentro di noi, senza timore, senza agitazione, ma è ovviamente in vista della nostra crescita, della nostra correzione, no? Luisa non la voleva fare questa cosa qui. E allora dice: tu non lo vuoi ed io lo voglio. Quindi era una cosa che le pesava tanto. Ma Gesù questa cosa la voleva e questa cosa si fa. E sappiamo quanto le pesava. Qui in particolare dice: vedi, proprio a scrivere queste ultime cose le ho scritte con grandissima ripugnanza. Non fa niente. Gesù questa cosa la vuole e questa cosa si fa. Poi sappiamo benissimo che negli ultimi periodi della sua esistenza terrena, questa c'è una singolare analogia tra quello che è successo a Luisa e quello che sarebbe successo qualche anno dopo a un'altra mistica italiana, diciamo meno fortunata perché non è neanche aperto il processo di beatificazione, che è Maria Valtorta, che negli ultimi anni della vita Nostro Signore l'ha messa in pensione, tutte e due, dice adesso non si scrive più, e le ha fatte campare in uno stato di semi-inebetimento, cioè erano quasi, insomma, se le tenute tutte per sé. Basta, adesso è faticata, adesso prima che muori ti faccio vivere in uno stato tale che quasi ti faccio un prequel, insomma, una sorta di separazione anticipata dal mondo, e dopo tutto quello che mi hai dato, adesso ce ne stiamo da soli e te. Ma dopo però, prima si deve lavorare. Ecco. Anche al sacerdote, al famoso sacerdote, prima parte dell'ultimo capitolo, Gesù dice: è necessario vuotarsi di tutto per poterti riempire del tutto che è Dio. Questo quanto i sacerdoti su questo devono assolutamente meditare. Pulire tutto, se vuoi essere pieno di Dio e se vuoi dare Dio agli altri, perché se ci sta qualunque altra cosa dentro il tuo cuore, come Gesù spiega, a partire dalla stima propria che si accorge la gente, se tu stai agendo per trarne stima, se quello che dici e fai lo fai per essere stimato, Gesù qui spiega, quello che tu dici fosse anche la più grossa predica, fosse anche il più grande Vangelo, fosse anche una celebrazione perfetta, un sacramento amministrato proprio alla grande, con l'osservanza di tutte le norme liturgiche possibili e immaginabili, quindi con tutta l'ars celebrandi, tutto quello che vuoi. Ma gli arriva alle persone avvelenato insieme col veleno che tu, e quindi invece di risorgere alla vita trovano la morte. È pazzesca questa cosa qui. Quindi questo distacco, questo disinteresse totale, un sacerdote deve esistere per essere semplicemente pieno di Dio e dare il tutto che ha. E Gesù spiega: se farai questo, ti verrà anche tutto il resto, compresa la stima, anzi, non la stima umana, ma la stima divina da parte delle persone, certamente come avvenne per Gesù, insieme a persecuzioni, questo non c'è nessun dubbio, perché Gesù aveva la stima divina di chi gli stava intorno, ma c'era anche gente che voleva morto, insomma, come ci dicono il Vangelo. Però questo distacco deve essere assoluto, specialmente nelle persone che devono portare Dio solo nelle anime. Un prete esiste per portare Dio nelle anime, non per portare cose sue, non per portare cose umane, non per portare consigli umani. Per questo ci sono già tante cose sul pianeta Terra che fanno molto meglio dei preti, ecco, alcune attività, diciamo così, non divine. Ecco, un prete deve fare attività divine e basta.
Ecco, quindi un sacerdote, spero insomma che si confronti con queste parole, ha di che esaminarsi profondamente. E poi qui abbiamo la rivelazione di quest'anima del purgatorio. Io ascoltando queste cose, è vero che questo era un problema più diffuso nel passato, nel senso che oggi si tende purtroppo a esagerare al contrario, nel senso che accostarsi alla comunione con estrema disinvoltura, anche quando non bisognerebbe farlo, comunque causando un dolore a Gesù perché non si è nelle condizioni soggettive di farlo, ma non perché uno è scrupoloso, come nel caso che si parla qui, o per altri motivi, ma perché uno si trova in stato di peccato mortale. Quindi oggi la maggioranza del problema è un altro, e non è un caso che proprio questi sono scritti, che siamo nel 1906, proprio in quel periodo, se non ricordo male, San Pio X stava finalmente, ecco, riautorizzando la comunione quotidiana, giornaliera, dopo che per molti secoli, sappiamo che fare la comunione era un problema, era nel senso che ci voleva il permesso del confessore, del padre spirituale, uno doveva essere, insomma, che come in tutte le cose, qui c'è sempre il troppo che stroppia, d'accordo? Perché si passa sempre da un'esagerazione rigida, insomma, e troppo, a una disinvoltura, tipo quella a cui si assiste oggi, che è l'estremo opposto dall'altra parte. Ora però, ecco, per quanto riguarda la comunione, cioè se uno sta in grazia di Dio, oggettivamente, cioè non è che per una piccola sciocchezza, cose da niente, come dice Gesù, tentazioni, freddezze, timori, uno non si accosta alla comunione. Cioè, d'accordo, esistono anime, io so che è vero, sono le anime devote che cadono in questa chiaramente trappola, e questa è una cosa seria, cioè dalle anime si dicono niente tutto questo, scrive Luisa, ma il Dio ne fa seve, no, scrive Luisa, racconta quest'anima del purgatorio, ma il Dio ne fa severissimo giudizio, dando loro pene che superano le altre pene perché sono difetti più diretti all'amore. Perché cosa c'è dietro un atteggiamento di questo genere che sembra buono, sembra religioso? C'è, uno, il dubitare dell'amore di Gesù. Cioè, se dopo uno si deve dire, cioè, se ci vuole un serafino per farsi la comunione poteva farla soltanto la Madonna, d'accordo? Perché cioè, io come faccio? Cioè, oppure non è che posso confessare tutti i giorni o ogni 2 secondi. È chiaro che noi, ma la Santa Comunione Sacramentale, questo lo insegna la Chiesa, è diretta anche alla remissione delle colpe lievi, a ripulirti dalle imperfezioni e dai difetti piccoli in cui si cade ordinariamente. E quindi non te ne devi astenere, perché dubiti dell'amore di Gesù e ancora dubiti anche del fatto che Gesù ha istituito questo sacramento perché desidera ardentemente comunicarsi alle anime, cioè, d'accordo, dice Gesù Cristo nel Santissimo Sacramento brucia d'amore, dal desiderio di darsi alle anime si sente morire continuamente d'amore, e l'anima che non lo va a ricevere quando potrebbe, c'è un affronto, un dispiacere tale che lui si sente smaniare, bruciare, alle sue vampe non può dare sfogo, si sente come soffocare dal suo amore, e se ne va quasi impazzito ripetendo, cioè, capisci? Queste sono cose veramente sconvolgenti, in senso buono, certamente. Anche quelle che si dicono mie spose, e qui non sono soltanto le suore, certo le suore di più, ma Luisa non era una suora, ci sono anche delle anime laiche che per scelta non contraggono matrimonio, ecco, non perché, come dire, non se ne prese nessuno, quindi vanno a fare le, come dire, le zitelle perché nessuno l'ha volute, ma no, volontariamente, pur potendo, avendo la possibilità di crearsi una famiglia, avendo la possibilità, diciamo, sia effettiva sia anche relazionale, quindi persone da un'umanità sana, insomma, no, quindi non l'hanno fatto solo per amore di Gesù, per immolare la propria vita, per vivere questa dimensione sponsale della verginità consacrata, che a volte può anche trovare delle forme di attuazione, come dire, extra istituzionali, se così possiamo dire, no? Però, insomma, un'anima che vuole fare questo a Gesù lo deve amare e si deve anche lasciare amare da lui.
Dice quest'anima che questa è la purgazione da questa è fare parte della pena che Gesù soffre quando l'anima non ricevono. E questa dice una pena, un cruccio, fuoco, che paragonato allo stesso fuoco del purgatorio si può dire questo è un niente, ma se uno legge le testimonianze, il fuoco del purgatorio è una cosa atroce, d'accordo? Quindi, cioè, quando non mi vado a fare la comunione, devo stare a pensare che sto dando questa sofferenza a Gesù. E queste cose vanno prese sul serio. Come ripeto, certamente bisogna vedere se uno sta in grazia di Dio, perché ripeto, oggi il problema con certo stile di vita, qui siamo nel 1906, qui stiamo ancora in un contesto dove l'Italia, in Italia il 90% della gente andava a messa la domenica, quindi non è un contesto uguale all'attuale. Però anche nel contesto attuale, dove pure in mezzo a tanta purtroppo a volte miscredenza, insomma indifferenza, ci sono ancora tante anime devote, io da sacerdote so per certo che esistono ancora anime che cadono in questi difetti che sembrano piccoli, ma non lo sono. Quindi la comunione non si deve mai fare quando uno non sta in grazia di Dio, ma quando uno sta in grazia di Dio non deve farsi prendere da pensieri balordi, perché oltre che a privarsi di tante grazie per sé, perché non è la stessa cosa come prima comunione in meno, è da Gesù questo dolore immenso di non poter scendere dentro un'anima che tanto ama. Ecco, Santa Vergine Maria, abbiamo ascoltato soprattutto da Gesù questa sua dichiarazione d'amore per quanto riguarda la Santa Comunione. Noi non siamo come te. Ecco, ti invochiamo sempre prima di fare la Santa Comunione, ecco, ma aiutaci a entrare in questa logica, in questa dimensione profonda, insomma, di amore nei confronti di Gesù, in questo mistero e soprattutto in questo grande punto dell'essere spogliati e distaccati da tutto e da tutti, perché senza questo non possiamo non solo entrare nella divina volontà, ma nemmeno vivere in pienezza l'essere discepoli di Gesù, come lui stesso ci ha esplicitamente detto e insegnato nel Vangelo. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo. Ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat, Ave Maria.